Da lunedì 1 febbraio gli studenti di tutte le regioni sono rientrati in classe con la frequenza in presenza, una capienza tuttavia ridotta al 50% con l'alternanza in aula. Di questo e molto altro abbiamo discusso con la preside del liceo scientifico Augusto Righi di Roma, Monica Galloni. Come vi siete organizzati all'inizio di quest'anno scolastico? Allora, noi all'inizio di quest'anno scolastico ci siamo organizzati privilegiando la presenza a scuola dell'intera classe, nel senso che non abbiamo diviso la classe per fare per alcuni la didattica in presenza e per altri la didattica a distanza, ma ci siamo organizzati facendo delle turnazioni sulle classi in modo che in 4 settimane i ragazzi fossero a scuola almeno una volta a settimana. Quindi alla fine avevamo questa presenza del 75% degli studenti, mantenendo, diciamo, più o meno lo stile di vita che noi abbiamo sempre avuto, anche per favorire tutte le attività pomeridiane che al liceo Righi sono molto nutrite, molto intense. Noi abbiamo tra l'altro la succursale che sta molto vicino, per cui i ragazzi hanno un loro punto per studiare, un punto per raccogliersi, un punto per gestire le loro attività in modo autonomo. Ieri c'è stato un tavolo tecnico operativo regionale e tra i vari punti si è anche discusso appunto sul rientro in presenza del 50% degli studenti. Questo comporta, come anche accennava lei, a una popolazione scolastica che arriva al 75%. Il liceo Righi, appunto anche con la sua succursale, è capace di gestire una tale mole ha delle classi adeguate, degli spazi grandi. Allora, noi attualmente siamo ripartiti al 50%, nel senso che abbiamo il 50% degli studenti in presenza e il 50% a distanza, anche perché appunto le nostre aule non sono aule capienti tutti nello stesso modo. Se lei vede qui, io ho la numerosità delle classi, anche le classi non sono tutte formate dallo stesso numero degli studenti. Lei sa che noi abbiamo l'ingresso differenziato per alcuni alle 8 e per alcuni alle 10. Allora, i nostri ragazzi che entrano alle 10 escono alle 3 e non alle 4, perché così recuperano il biennio, le 2 ore che devono recuperare, e le recuperano in parte in presenza e in parte online, ma diciamo che molte delle attività sportive che gli studenti facevano prima adesso sono tutte poste nel sabato. Secondo lei, il fatto che l'orario scolastico si allunghi sino al pomeriggio, implica anche un approccio allo studio pomeridiano, una stanchezza nel ragazzo che poi si ripercuote anche in classe? I ragazzi del biennio normalmente fanno 27 ore a settimana, il che significa che fanno tutti i giorni 5 ore e 2 volte a settimana 6 ore. Entrando alle 10 non possono uscire alle 16, anche perché gli studenti di liceo scientifico quando vanno a casa devono studiare e anche parecchio. Quindi è evidente che il collegio dei docenti del liceo Righi ed anche il consiglio d'istituto hanno privilegiato l'uscita alle 15, in modo da dare agli studenti una parvenza di mantenimento della quotidianità passata. Quindi l'uscita dell'una o delle due avrebbe comportato un sovraffollamento dei mezzi pubblici che in questo momento non è tollerabile. Quanti discenti conta la scuola? A 1450. proposito della didattica digitale integrata, che ormai è un modus operandi che con la didattica a distanza è diventata nell'uso comune, e come vi siete organizzati? Avete trovato delle difficoltà? Avete saputo gestire, diciamo, questa nuova metodologia didattica? I ragazzi non hanno perso praticamente neanche un'ora di lezione e io dico sempre che i professori l'anno scorso hanno tenuto il sociale. Poi chiaramente ci siamo organizzati, abbiamo immediatamente aumentato, abbiamo avuto anche parecchi fondi, abbiamo aumentato le dotazioni della scuola, abbiamo distribuito i tablet, abbiamo distribuito gli strumenti informatici, abbiamo ampliato la rete, quindi diciamo che per noi la didattica è garantita come, diciamo, orario. A proposito degli scrutini, come li state gestendo? Perché anche per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, molte di queste sono state fatte anche online. Si ha una veritiera, valutazione?
In un momento in cui sono alterate tutte le percezioni di qualunque cosa, anche noi dobbiamo in qualche modo rivedere le nostre valutazioni. Cioè, secondo me non si può fare una didattica totalmente a distanza e poi pretendere di fare gli scrutini come abbiamo fatto fino all'anno scorso. Cioè, è tutto cambiato, deve essere cambiata anche la modalità con la quale si valuta. Ci si è anche accaniti con i ragazzi come coloro i quali, vista l'età, eccetera, magari non hanno rispettato le regole. Invece mi può anche confermare che soprattutto a scuola le rispettano. A scuola lei lo vede, ci sono le distanze di sicurezza, i ragazzi con la mascherina, le finestre sempre aperte. Certo, se poi il pomeriggio vanno alle feste, e noi all'inizio dell'anno abbiamo avuto molte feste di 18 anni che hanno causato molti contagi. Un augurio che si sente di fare ai suoi colleghi e agli studenti. Torneremo ad abbracciarci.